Ma buon qualcosa. Sera, giorno, mattina. Buongiorno. Sì, allora, siamo alla te terza puntata riguardante i plugin. Se vi siete persi le altre due, non vi preoccupate perché se ne sono persi in tanti, cioè non stanno ricevendo nessuna visita rispetto a quelle iniziali. Però vabbè, diciamo, evidentemente i tutorial iniziali erano più interessanti. Parliamo invece adesso dell'emulatore del Freeboy, per quelli che mi stanno seguendo in real time, gli iscritti diciamo che aspettano questo tutorial ormai praticamente da quasi un mese. Mi scuso per la lentezza, ma sapete com'è estate, e soprattutto non ho trovato alcuna guida riguardo al Freeboy, né sul wiki, in cui ancora è incompleta, nel senso che c'è soltanto un'immagine. Ne ho visto video in inglese su YouTube, per cui insomma, sostanzialmente sto facendo uno dei pochissimi, rarissimi, se non l'unico esemplare di tutorial riguardo a questo plugin, e quindi probabilmente dovrò mettere i sottotitoli in inglese, visto che potrebbe esserci dell'interesse. Comunque, quello che abbiamo qui davanti intanto è un esempio di come può essere utilizzato questo strumento. Notate che ci sono un pochettino di easter egg, cioè scritto tutti i pulsanti e tutte le scritte che ci sono su un Game Boy, c'è power, volume up, volume down, che sarebbe la rotellina del volume, il più, che sarebbe le frecce direzionali, le famose frecce direzionali introdotte nel NES, messe a più, pulsante A, pulsante B, pulsante start. Se apriamo il Beat and Bassline Editor, abbiamo anche battery, don't blow. Battery in realtà non è una scritta del Game Boy, mi pare di no. È semplicemente il nome di uno degli strumenti che ho utilizzato. Don't blow, non soffiare nelle cassette. Select. E poi da questo lato invece abbiamo red and blue, che come potete immaginare sono un perfetto riferimento a due dei giochi che hanno fatto la storia del Game Boy, Pokémon Red e Pokémon Blue. E poi c'è Stereo Sound Dot Matrix, che è una scritta strana che c'è sopra, e poi Nintendo. Ok, vista queste cose, dopo già 3 minuti e mezzo di video, possiamo cominciare la guida. Allora, prendiamo un lussuosissimo Freeboy, sbagliato pulsante, questo lo rimpiccioliamo un attimino. Come al solito, per prendere i nostri plugin dobbiamo cliccare su Instrument Plugins, ormai penso che lo sapete a memoria, e prendere il nostro Freeboy. Il Freeboy si presenta in questo modo, oltre ad avere chiaramente la possibilità di utilizzare gli inviluppi, le funzioni, gli effetti e i MIDI. Se voi sentite più click del mouse di quelli che effettivamente vedete, è perché il mio mouse non piglia tutti i click, vabbè. Ok, Freeboy Color, questo si chiama. Ops. Ho aperto la musica. Allora, il Freeboy è un emulatore del sistema audio del Game Boy, principalmente della APU del Game Boy. Come funziona? Il concetto è funziona giusto, perché in questo momento non mi pare che funzioni tanto bene. Comunque, diciamo, per quello che serve funziona, però c'è qualche cosina che non sembra essere a posto. C'è soltanto una levetta, anzi due levette, che non fanno esattamente quello che voi pensate che faccia. Dunque, per analizzare bene la finestra, qui a destra abbiamo questi quattro canali divisi in destra e sinistra, che sono i quattro canali del Game Boy. Ascoltiamoli uno per uno. Il primo canale fa questo sweep incredibile, che è relativo anche alla nota che voi prendete, quindi è particolare. Se lo prendete più basso sarà più lungo. Qua purtroppo con il mio mouse non posso controllare benissimo, però. E quindi questo è il primo canale. Secondo canale, non riesco a cliccare, quasi quasi uso il touch. Il secondo canale è un suono semplicissimo, diciamo, sembra quasi un'onda quadra semplicissima. In realtà non è un'onda quadra, però insomma.
E quindi è molto semplice, possiamo fare una specie di sviluppo dell'ampiezza con questo già all'interno del FreeBOY, oltre a poter utilizzare chiaramente le altre schede. Il terzo canale è un pochettino più interessante, se lo suonate la prima volta non sentirete nulla, perché è una sorta di sintetizzatore waveform, come abbiamo visto per il Beat Invader, e dobbiamo infatti disegnare qui la nostra forma d'onda. Quindi possiamo disegnare la qualsiasi, mi pare che funzioni anche esatto. Possiamo far tutto. Ok. C'è un'ambulanza che gira. Ok. Il quarto canale è invece quello del rumore. Ed è molto interessante perché si possono creare vari tipi di rumori che ricordano vari videogiochi. Per esempio, se facciamo così. Si possono mettere direttamente come funziona, arpeggio, dov'è maggiore, maggiore, scala maggiore, range abbastanza alto, faccio partire da qui, magari un tempo più breve, sto già litigando col mouse, sono editor, stai. Sì, ha un range limitato come suoni, cioè non può suonare tutte le note che vedete qui nel piano roll, può suonarne un gran numero, per cui un range molto alto non ha semplicemente senso. Insomma, potete divertirvi con questo. Però non ho mai provato a mettere random qui. Ho sentito qualcosa del genere in un gioco. Ok, togliamo il function, che se no. Ok, adesso vediamo. Questi sono i tre suoni principali. E già con questi e con il resto delle schede di ogni plugin potete fare già di tutto. Difatti, io qui non ho utilizzato moltissimo questa interfaccia, ho soltanto scelto alcuni canali. Per esempio, qua c'è il suo rumore. Facciamo suonare direttamente lui. Con un po' di riverbero, chiaramente. Così come qui. Mi è bastato giusto un inviluppo così. Non ci perdiamo, questo è power. Mentre per quanto riguarda questo è molto semplice. Cioè, qui è proprio. È il suono semplice di per sé. Proprio il suono di per sé con questa melodietta strana, e dall'altro lato invece abbiamo questo che in realtà è un pochettino diverso dagli altri perché infatti io ho dato il nome normale, non gli ho dato il nome di un oggetto del Game Boy perché in realtà sto utilizzando il FreeBOY per ottenere un suono che nel Game Boy non potete sentire perché è generato utilizzando degli effetti. Delle cose particolari, c'è il filtro, insomma è fatto in modo un pochettino diverso. Ogni tanto va in screensaver l'altro computer e non so se sta ancora registrando la voce, ma sì, la sta registrando. Questo che si chiama Don't Blow è semplicemente che non so perché, sembra un kick, ma anche questo non potete farlo nel Game Boy normale, l'utilizzato degli effetti per fare questo, mentre il select è. Gli avrei dovuto dare Start come nome, perché questo nome assomiglia molto a quando su Pokémon aprite il menu. Ci assomiglia particolarmente. È comunque una sorta di snare che ho fatto sempre utilizzando il rumore e
un inviluppo messo qua. Ma cerchiamo di utilizzare il FreeBoy con tutte le sue sfaccettature. Chiudiamo un pochettino di finestre che non ci servono al momento. Ok. In questo momento non stiamo suonando nulla perché non ho selezionato alcun canale. Cominciamo dal dire a cosa servono tutte queste manopole. Intanto utilizzo il suono quello normale per evitare che ci si confonda durante la spiegazione. Dunque, il primo rettangolo che vedete qua in alto a sinistra è master, per cui decide su tutti i canali. In questo momento lo proverò soltanto con un canale per evitare di fare confusione, però funziona su tutti i canali. Il concetto è funziona perché qualcosa non va molto bene. Infatti, teoricamente questo dovrebbe essere a parte che... Wow. Ok, in italiano gli ho dato il nome giusto, però qua in inglese quello L c'è scritto right e quello R c'è scritto left. Il problema è che nessuno dei due è right o left, semplicemente L non fa nulla. Ed R invece controlla tutto. Cioè non ha molto senso, però penso che aggiusteranno a breve. Vedi che abbiamo treble e bass. Non sapevo che sul Game Boy ci fosse un'equalizzazione, perché alzare treble significa alzare gli acuti. Sì, forse mi è sembrato. Ok, non so esattamente come funzioni il Game Boy, ma non sono sicuro che funzioni neanche questo tanto bene. Resettiamo il volume. E basso invece per il basso, o meglio, se abbassate il basso, e dai! Non abbiamo più bassi. Però insomma, meglio che uso la rotellina effettivamente. Insomma, finché non abbiamo di nuovo il nostro basso. Diciamo, quel primo riquadretto io lo utilizzerei poco, perché abbiamo già il panning, abbiamo equalizzatori di altro tipo, quindi io questa prima parte in questo momento lo utilizzerei poco, a meno che non l'aggiustino nella prossima versione. Quello che invece serve è il resto della finestra. Ok, appurato cosa fa l'oggetto principale, dobbiamo andare al channel 1, perché questo secondo rettangolo che piglia tutta la prima linea, la tutta la prima linea intera, riguarda lo swipe. Ecco, riguarda esclusivamente lo swipe. Qua abbiamo un volume. Ok. Qua abbiamo una cosa che si chiama lunghezza di ogni step nello sweep. In realtà mi sembra controllare più il volume. Cioè, se non... Esatto. È una sorta di sì, equalizzatore. Modulatore d'ampiezza che decide quanto deve essere lungo, e questo c'è in tutti gli altri, eh. C'è anche nel channel 2, nel channel 4, non c'è nel channel 3. Quando è a 0 è annullato, mentre quando è a 1 è quello, diciamo, che si sente di più, che si ferma subito il suono. In realtà questo può andare sia verso il basso sia verso l'alto. C'è questo secondo pulsantino con la freccia. Se voi lo cliccate cambierà e andrà verso l'altro. Quindi cosa farà? Si andrà da un volume più basso a un volume più alto. In realtà è molto simile a quando è disattivato. Per cui, diciamo, in questo momento non sembra avere molto senso. Lo lascio così. Ok, questo fa questo. Quindi è come se ne avessimo messo un inviluppo con sostegno minimo, nessun hold e decadimento così. Oppure, diciamo, gli altri passi con decadimento più alto. Infatti se noi lo togliamo, mettiamo a 0 per annullarlo, è molto simile. Ok, tolto questo, andiamo all'altro. Questo si chiama Wave Pattern Duty, in realtà penso che sia una sorta di fase dell'onda, perché il suono cambia in modo abbastanza strano. Cioè se lo metto a 0 cambia così, se lo metto a 1 cambia così, e notare che quando lo metto a 1 è molto simile a quando lo metto a 3. Il che mi fa pensare a più 90 meno 90 gradi. Il default è a 2. Diciamo, questo qua assomiglia a qualche altro suono di qualche videogioco. Non so, mi dà questa sensazione. Anche questo c'è nel secondo canale, e basta. Questo si chiama sweep, rift, mount, vabbè, meglio suonato. Insomma,
da una sorta di lunghezza dello sweep totale, nel senso anche di frequenza, mentre quello è semplicemente una valutazione dell'ampiezza generale, se ne fregava del resto. Questo invece tratta l'ampiezza, quindi più ampiezza più lungo, più, non dell'ampiezza, dell'altezza, più altezze da percorrere nello swipe, più è lungo, diciamo ampiezza dello swipe, quello intendevo. Infatti se mettiamo al minimo sarà molto breve, questo è nullo, swipe nullo. Notare come nelle frequenze più basse il Game Boy riesce a tenere una frequenza continua, una versione di frequenza che sembra continua, mentre nelle frequenze più alte sembra cambiare nota di salto. È abbastanza particolare questa cosa. Dipende dal fatto che, penso che dipenda dal fatto che la frequenza di campionamento del Game Boy sia bassa, perché hanno dovuto fare qualcosa per rendere tutto suonabile. Non so esattamente tecnicamente come funzioni, però succede questo. E questo è un generale tempo. Quindi se noi ci abbiamo più molto lungo. Sentite, c'è una sorta di tremolio in questo. Cioè, diventa da un cambiamento continuo a un cambiamento più a salti. Vediamo se succede se gli mettiamo un analizzatore di spettro. Spectrum Analyzer. Tutto lineare. Non mi chiedete. Insomma, fa questo. Tra parentesi, questa prima freccetta, abbiamo visto la seconda per la modulazione d'ampiezza, questa prima freccetta decide verso dove va lo swipe. Quindi se l'ho messo verso il basso, potete indovinare benissimo. Resettiamo le velocità. Anche qui c'è qualche suono che ci ricorda qualche videogioco. Cioè, dove andate con il Free Boy, vi ricordate qualche videogioco, questo è sicuro. Ok, e questo era il primo canale. Il secondo canale ha alcune cose che c'erano nel primo canale, molto più semplici, ma soprattutto sappiamo che riguarda semplicemente un suono semplice. Abbiamo il volume. Notare che cambiare il volume non vi permette di modificare effettivamente l'ampiezza mentre suonate, quindi è inutile utilizzare automazioni. Se tenete premuto e cambiate il volume non succederà nulla. Dovete per forza suonare una nuova nota. Anche questo penso che abbia a che fare con come funziona il Free Boy, come funziona il Game Boy di per sé. Poi qua c'è lo step sweep come quello di prima, che non so perché si chiama così. Anche qui, modulazione d'ampiezza. Spegniamolo perché non ci interessa. Questo è il duty come prima. Non so tecnicamente quello che fa, però insomma modifica un pochettino il timbro del suono e potete utilizzarlo per avere una variazione da un suono all'altro. Ok. E questo era già il secondo canale. Per il terzo canale dobbiamo finire a quest'ultima linea, come abbiamo visto, c'è semplicemente questo editor della forma d'onda. Anche qui, variazioni più graduali indicano delle frequenze più basse, degli armonici più bassi, variazioni più repentine indicano delle frequenze più alte, eventualmente dei rumori più alti. E qui c'è anche un volume che è soltanto a 3 passi, mentre questo era a 16 passi, questo è a 3 passi e questo se non erro ha pure 16 passi. 16 passi, tutto a 16 passi tranne il volume di questo qua. Ma se volete variare il volume ancora meglio, mi basterà utilizzare un'onda che non raggiunge il massimo. Anche se la sensazione potrebbe non essere quella di un volume più alto, specie quando state suonando delle note molto basse, quindi l'editor sembra essere molto graduale. Tra parentesi, tra l'inizio e la fine c'è un salto, per cui effettivamente non stiamo facendo nulla di graduale. Se vogliamo evitare il salto, facciamo così.
Insomma, e questo era il terzo canale. Finiamo con il quarto canale, che è quello del rumore. Molto semplice il rumore, cioè al solito il volume a 16 posizioni, il modulatore d'ampiezza. Qui possiamo fare anche una cosa del genere. Ok, lo togliamo. Sempre la direzione del modulatore d'ampiezza, che non ha molto senso metterla verso l'alto, secondo me, ma vabbè. Dopodiché abbiamo questo pulsantino che decide il registro di qualcosa. Non mi chiedete che cos'è, però insomma otteniamo dei rumori di tipo diverso. Un rumore più monotono ottenuto cliccando e mettendo 7. Un rumore diciamo più randomico è ottenuto mettendo 15. In realtà anche quello 7 è pseudo-randomico, però sembra molto fisso, non si sente molto che randomico. Ok. E questo è tutto il Freeboy, non penso che ci sia altro da dire. Io in questa demo non ho utilizzato le funzioni del Freeboy, ho utilizzato dei suoni semplici del Freeboy e ho poi utilizzato gli sviluppi esterni. Ma il Freeboy l'ho dovuto studiare sostanzialmente ora per bene come funziona, perché non c'è una guida da nessuna parte, non sembra esserci alcuna guida, per cui. Siete molto fortunati a sapere l'italiano perché siete gli unici ad avere una guida nella vostra lingua, del Freeboy. Non so. Comunque, posto che non mi sembra che il primo riquadro funzioni ancora alla perfezione. Cioè, il volume sinistro non varia il volume sinistro. Ah sì, chiaramente se voi spegnete uno dei due canali, mettiamo qua, otterrete un suono soltanto da un lato. Potete anche utilizzare un canale. Per ottenere dei suoni molto interessanti è meglio utilizzare entrambi i canali 2 e 3. Ok, per concludere vi faccio sentire qualche altro suono che ho generato utilizzando questo plugin. Apriamo Freeboy. Battery l'abbiamo sentito, che è quel basso che ho utilizzato. Poi c'ho Nostalgic Guitar. Mi piaceva molto come suono. Qua ci sono tantissimo riverbero, amplificazione, riverbero, chorus, equalizzatore. Poi c'è la Radio Guitar che potete in realtà già scaricare perché l'ho messa nel pacchetto in cui ho messo anche Whisper. Se avete sentito il tutorial sulla DeFi Processor, ho parlato di Whisper che ho fatto tempo fa. Insomma, questa qua funziona un po' così. Come vedete, c'è canale destro e sinistro diversi, però la cosa non è scritta. Non so perché mi sembra una chitarra, però vabbè. Bug mi pare che l'ho utilizzato per dimostrare un bug, non mi ricordo. Boh, non mi ricordo. E poi c'è questo NES Overdrive. Ma insomma, molto così, molto semplice. Non ci sono preset di fabbrica per il Freeboy ad oggi. Quindi non trovate dei preset che vi spiegano un po' meglio alcune funzioni del programma, purtroppo. Ci sono per Nescaling, ma non ci sono per il Freeboy. Va bene, non mi resta altro che chiudere con una versione di una musica che ho fatto per altre cose, che però devo trovare. Data di modifica.
Lo trovo. Forse l'ho lasciato dentro questa cartella. Sì, praticamente sto facendo una serie di remix di musichette di Pokémon Rosso e Blu. Quella in realtà non sto utilizzando il solo Free Boy, sto utilizzando anche Zin per fare un basso più moderno rispetto a quello che si può trovare in un Game Boy, ma l'ho sostituito con Battery di nuovo. Vi lascio a questo, non ne faccio sentire un pezzo che ho tagliato. E dopodiché ci siamo visti. Se avete domande al solito nei commenti, andate a guardare le altre parti di tutorial che non avete visto. Capisco che la sesta parte è un po' lunga, lo dico sempre, questo è un pochettino rognosello. Se ci sono richieste, ne farò una versione più tagliata, diciamo più corta, però insomma, preferisco usare il mio tempo per preparare le prossime puntate. Che prossime puntate, tra parentesi, intendo il kicker. Devo ancora preparare la demo del kicker. Come faccio a preparare una demo del kicker? Cosa si può fare col kicker? Tante belle cose, vedremo cosa si può fare. Vi lascio con questa.